The Mandalorian, stagione 2, è la seconda stagione dello show che ha debuttato come originale Disney Plus e che diciamo è il movente per cui all'inizio siamo stati tutti soddisfatti di Disney Plus, perché ce lo siamo presi tutti, ma almeno la maggior parte di quelli che se lo sono presi a marzo aspettavano un catalogo enorme, mentre hanno avuto un catalogo abbastanza ristretto. E questo The Mandalorian la prima stagione è stata una roba veramente bella, veramente ben fatta. E era da Rogue One, che non vedevo una cosa nel mondo di Star Wars così ben fatta. Questa seconda stagione partiva già con il problema, perché io non avevo hype. Era questa l'hype share, che se ho visto il trailer, ne ho pure discusso, non mi aveva convinto perché non ti mostrava nulla. E quindi credo questa sarà una recensione più lunga del solito, ma soprattutto nella parte spoiler, perché ho tanto da dire sugli spoiler. Diciamo che questo, senza spoiler, è sempre la serialità, ovvero ci sono più registi, quindi lo stile di regia cambia. Una sceneggiatura da revisionare perché ha vari problemi e varie azioni di fanservice, personaggi usati a cazzo e uno dei più grandi problemi della serie è troppi filler. E adesso so che stai per mettere dislike e di iscriverti al canale in una tua eventuale iscrizione, però almeno aspetta la parte spoiler. Perché quando Victor Laszlo 88 ha detto che non gli piaceva The Mandalorian, io sono un pochino più positivo di Victor Laszlo, tutti gli sono andati contro. Adesso ascoltate me. Quindi la serie ha vari problemi e naturalmente non può neanche leccare il piede alla prima, ma non è brutta. È lontano dall'essere brutta. Ha degli episodi orrendi, però è fatta bene. Naturalmente la grafica, qualche adattamento è stato fatto bene, ma alcuni personaggi non ne parlo proprio. Allora, ho deciso quindi in conclusione di dare a questa seconda stagione un 6. Non voglio, poi forse potrei alzarle l'asticella, non lo so. Comunque vi ricordo che io commento sempre assieme agli altri ospiti sul canale MM2501, che vi consiglio di seguire. Infatti settimanalmente parliamo di The Mandalorian. E adesso cominciamo con gli spoiler. Allora, prima di tutto voglio commentare questa cosa del fatto che avevamo detto che gli episodi avranno una durata minima di 50 minuti. Io ho visto il primo episodio 59. Ok, ci sta. 46. Come? Ma sì, dai, forse minima di 50 minuti sarà abbreviato. Terzo episodio, 33. Eh? Qui, questo è il problema. Io mi ero scagliato contro la prima stagione, soprattutto per il problema che sembrava un episodio normale di una qualunque serie, non una serie TV abbastanza lunga. Perché hanno 7 cazzo di minuti di titoli di coda, quindi è questo il difetto. E 25 minuti di episodio non si possono vedere. E molte volte gli episodi sono lenti, perché è sempre il filler. Mando che per ottenere qualcosa deve fare qualcos'altro. La vera evoluzione la vediamo nell'episodio 3, 5, 6 e 8. Basta. Gli altri per me sono abbastanza da buttare. Allora, analizziamo bene il primo episodio. Vediamo Din e Baby Yoda, il nome vero lo dirò dopo. Arrivano da quest'uomo. Arrivano in questa città dove c'è un vermone gigante, c'è quest'uomo con il casco e il costume di Boba Fett. Sì, l'episodio non è che mi abbia fatto saltare. Vediamo nel finale Boba Fett. E questo è stato l'unico colpo di scena. L'episodio è tuttavia inutile. Secondo episodio, l'eclisse. È proprio la cosa più interessante lì è la donna rana. Non ha un benché minimo di senso questo episodio di The Mandalorian. Proprio zero. Non dà nulla, non ha un minimo senso. Come per dire, sì, dai, facciamo un episodio sulla neve, mettiamo i ragnoni per spaventare gli aracnofobici e stop. Yes.
non è così che si fa una serie TV, però ok. Terzo episodio, compaiono le Power Rangers, il cameo, l'easter egg per fanservice The Clone Wars. E ci sta, il terzo episodio è uno di quelli che mi è piaciuto di più, perché infatti dà una svolta alla puntata. Quando viene detto Ahsoka Tano, così di colpo, tutti... Sì, Ahsoka Tano. Arriviamo poi nell'episodio... Mi sto toccando i capelli perché sono abbastanza messo male. Comunque, stavo dicendo, arriviamo nell'episodio 4. Incontriamo di nuovo Cara Dune e Griff Karga, però non servono a nulla. Vanno, fanno un bordello in una nave e stop. Si viene a sapere un pochino che serve per l'appunto per clonare il sangue di Baby Yoda. Palpatine, ci dai una spiegazione di questo episodio 9, o sbaglio? Quinta puntata, incontriamo Ahsoka Tano, ma insomma non è che sia stato tanto eclatante. La vediamo, allena Grogu, nel senso adesso viene dato un nome al bambino, Grogu, ma mai un nome... Mai un nome veramente family friendly o simpatico, è Grogu. Ok, Grogu. E poi arriviamo nel episodio 6, dove in pratica Ahsoka era un cameo, così, era una comparsa per un episodio, non so se tornerà, ma non credo. Nell'episodio 6 scopriamo che Boba Fett è buono, gli vuole l'armatura, scopriamo perché la serie sia rated 14. Incontriamo Fennec, ma è l'episodio più breve, quindi non si viene a sapere nulla. È come se Mando va sul tempio, porta Baby Yodino, combatte un po' con Boba e poi Baby Yodino viene. Il settimo episodio è un'altra eclissi. Loro vanno, Mando, naturalmente per intufolarsi a Moff Gideon, deve fare una cosa, e questa cosa è fare quella cosa. E quindi c'è questo episodio, una cazzata, che io butto. E arriviamo all'ottavo episodio. L'ottavo episodio è sia fatto bene che fatto male, perché naturalmente c'è l'enorme quantità di girl power, naturalmente c'è l'enorme quantità di mazzate, di lotte. Moff Gideon viene reso un personaggino perché non fa niente, Giancarlo Esposito sa fare solo il cattivo, ma dai, cade a terra, così, ride, prova a suicidarsi e sbam. Boba Fett scompare così di colpo, scompare a metà episodio, tipo la cinese di in l'ascesa di Skywalker, altra grande perla, ma è alla fine colpo di scena, cosa che ha fatto eiaculare tutti, arriva Luke con BBO e R2-D2. Quello è stato un bel colpo di scena. Però adesso non so come continueranno, perché se Baby Yoda ce l'ha Luke, io sono abbastanza confusa. Avrei preferito finisse qui la serie, però hanno già annunciato la terza stagione, le riprese inizieranno a breve, quindi vabbè, accontentiamoci, vediamo che ci rifila la Disney prima di cancellare lo show. Ed è questo il problema. I filler, quanti episodi ci sono stati? Per ora l'episodio 1, 2, un po' l'episodio 4 e l'episodio 7. È troppo. E la trama non è uniforme. Abbiamo alti e bassi della serie, alti e bassi della serie. E quindi non la riesco a premiare questa serie Mandalorian. Ecco perché l'ho detto. Adesso puoi mettere dislike, puoi disiscriverti, però almeno l'importante è che tu abbia ascoltato la conversazione. Se l'hai ascoltata, mi va pure bene. E se vuoi scrivere un commento con tanto odio, ti consiglio di non farlo, perché tanto li cancello, quindi suca a te. E niente ragazzi, questi erano i miei pareri su The Mandalorian stagione 2. Avrei preferito di più, però non è male. C'è un 6 più 6 e mezzo, glielo do mai. E niente, noi ci vediamo al prossimo video, che probabilmente uscirà anche oggi, perché parlerò di Marine Ips Black Bottom. E ciao.